adesso dove dobbiamo andare? Mi devi guidare perché... Adagio incrocio per macchine in senso opposto. Devi andare dritto. Devi proseguire la strada dritta. Per quanto? Per 30 metri. Stiamo salendo sul monte, il terreno è molto smosso. Più gas. Cinghialini, stiamo per arrivare all'abbazia di Valfucina, quindi sotto il Cito, che è il piccolo Tibet delle Marche. Vai a sinistra. Nicole mi dice di andare a sinistra. Abbiamo fatto 29 km e 200 metri circa. Ne mancano altri 10. E qui
stiamo arrivando. Nicola sta facendo il video all'abbazia di Valfucina. Un giro molto bello, strade belle, luoghi meravigliosi e una bella serata, è mezzanotte 50, quasi luna. E stiamo andando molto piano, ce la stiamo prendendo comoda proprio perché... E poi si cena. E poi si cena al castello di al vecchio castello di Frontale. Si va piano perché così innanzitutto si rispetta la natura e poi non si fanno danni sulle strade o meno. Qui siamo praticamente all'abbazia di Valfucina, eccola qua, e da qui risaliamo a Il Cido, che è il piccolo, che è il piccolo Tibet delle Marche. A dopo, cinghialini. Cinghialini, abbiamo fatto una sosta a Il Cido per il caffè e adesso è l'una e un quarto di notte, ripartiamo per andare al castello di Frontale a mangiare finalmente. Altri 10 km e una variante e praticamente siamo al castello di Frontale tra poco. Qui la strada è in asfalto, dopo riprendiamo un breve tratto di sterrato per andare al castello di Frontale. Ciao cinghialini, ci vediamo a cena. Cinghialini, è l'1.59 e siamo praticamente arrivati ai ruderi del castello di Frontale. Ora ci stiamo organizzando per il parcheggio per la cena finale. Volevo farvi vedere. Siamo tutti in colonna e adesso ci attrezziamo per parcheggiare e andare alla cena ai ruderi del castello. Ecco, sono le 2. Abbiamo fatto 39 km e 75 e niente, vi raccontiamo la cena. Ciao cinghialini! Ed eccoci giunti ai ruderi del castello di Frontale, dove c'è la cena all'aperto organizzata dal club, e dopo vi raccontiamo la cena. Eccoci qua adesso. Andiamo a parcheggiare, c'è Rudy che ci dà le direttive e niente, a dopo, ci vediamo a cena cinghialini.